Avrebbero gestito lo spaccio di droga nei locali del centro di Lamezia Terme le sei persone arrestate e poste ai domiciliari dagli agenti della Polizia di Stato nel corso dell'operazione Piazza Pulita. Altre tre persone sono state sottoposte all'obbligo di dimora. Tutti sono accusati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arrestati sono Vincenzo Strangis, 21 anni, Alex Morelli, 21, Antonio Torcasio, 18, Davide Cosentino, 21, Ivan Di Cello, 18, Francesco Cerra, 26. Nel corso delle indagini è emerso che i nove avrebbero detenuto, venduto o offerto sostanze stupefacenti a diverse persone che frequentavano i locali del centro storico di Lamezia Terme e in particolare quelli di Piazza Mercato Vecchio, definita dagli inquirenti area di catalizzazione delle attività illecite. Ma noi crediamo di non aver debellato il fenomeno, perché sennò saremmo dei folli solo a pensarlo. Il fenomeno complesso come quello della droga può essere affrontato solo da una rete di istituzioni. Noi siamo una piccola parte della società, cerchiamo di fare il nostro dovere. Quello che però posso assicurare è che la nostra attenzione è massima, soprattutto perché in questo caso le parti lese sono i giovanissimi, e quando si spacciano delle droghe particolarmente pesanti come possono essere i vari tipi di canapa indiana con un altissimo principio attivo, si pone un problema di salute pubblica soprattutto per i giovanissimi. Posso assicurare comunque i cittadini lametini che noi non abbasseremo la guardia, perché tolto un gruppo di persone che spaccia, dato che la domanda continua a persistere, l'offerta si riproporrà da qui a qualche mese. Una cosa che ci ha particolarmente toccato, che oltre ai soliti due o tre ragazzi che già conosciuti, con precedenti, già arrestati altre volte, questi ragazzi si erano contornati di ragazzi di buona famiglia, i quali forse per troppa incoscienza oppure per superficialità si sono fatti attrarre in questo giro di piccolo spaccio di droga, che però fruttava qualche soldo e la possibilità soprattutto di assumere droghe in maniera gratuita. E trovarci di fronte a genitori disperati per noi è stato, noi che genitori lo siamo, un fatto umanamente che ci ha umanamente toccato.